8 8 8 90 60 90. E raccontateci di quella volta che non avete detto mi dispiace, ma potete chiedere scusa ora. Patrizia di Rocco di Baldi, che sei Elisa di Vivombrosa, che nome è di paese? Rocco de Baldi, è Rocca de Baldi, una località amena in provincia di Cuneo. Woman in red strepitosa. Grazie, grazie. Sai come farti perdonare il fatto che abiti in un paese che non conoscevo? Grazie, Patrizia. Avrei modo di informarti e di apprezzare le bellezze. Non beh, tutti domenica, io e Gada a pranzo a casa tua. Già fatto, anche Matteo. Grazie. Oh, finalmente grazie uno che la lo prima considera, che mi considera adesso piango. Patrizia, quanti anni hai? 45. Cosa fai nella vita? Casalinga. Non disperata però, soprattutto dopo gli ultimi risultati elettorali. Quindi casalinga entusiasta, elettrice entusiasta. Come scusa? Elettrice entusiasta con un po' di problemi. Sempre, mi daranno il premio, una smart credo, non so che cosa, ho la tessera elettorale piena. No, non vinci niente mia cara, si chiama diritto dovere del voto e appunto, tu hai fatto bene. Appunto, infatti proprio per questo. Te la regalo io la smart, guarda Patrizia, come vuoi tu. Ma anche facciamo una banda, cioè non. Ma anche una 127 Sport con spoiler in legno. La duna non per duna. Allora, raccontami Patrizia di quella volta che non hai detto mi dispiace, ma puoi saluto farlo. Saluto a Gad Lerner prima, lo seguo sempre strepitoso, è una voce sensuale. Io saluto con la mano, ma non si vede. Ah, ecco. Una voce sensuale. Ecco. La R è sempre affascinante, soprattutto quando è mossa. Impara, Geppi. Perché ha la casa in Piemonte. Allora, fanno attenzione, le cose. Allora, qua infatti, tu non sarai una casalinga disperata, sei una casalinga logorroica. Comunque, Patrizia, logorroica perché logora. È grandissima. Perché logora. Non logora, no, logora no, sei piena di energia, Patrizia. E usala per dirmi di quella volta che non hai detto mi dispiace. Vai. Sono uscita per andare dal macellaio, ho chiuso in casa mio marito inavvertitamente, lui aveva un appuntamento dal commercialista, per questo motivo ha pagato 1500 euro di tasse in più. Ma quella carne era buonissima, voglio sperare, quantomeno cara Patrizia, veniamo a trovarti presto. Silvia da Roma. Ciao Geppi, buonasera. Sì, Silvia, come mai vivi in una bottiglia? Com'è brutto? Adesso in una bottiglia, ma vivo in una sottobottiglia, un monolocale di 30 metri quadri. Ma arredalo, perché c'è l'eco di una casa pignorata. Allora, scusa, non volevo toccare questo argomento, evidentemente ha pescato nella personalità sua. Allora, Silvia da Roma, che mestiere fai? Io lavoro in un'azienda privata. Vaga così, meglio. Quanti anni hai? 40. Bene, Silvia da Roma, raccontami di quella volta che non hai detto mi dispiace, vai. Allora, praticamente c'è un collega in ufficio che mi ha sempre ignorato, devo dire moderatamente figo, quindi mi ha sempre ignorato, e un giorno lui doveva fare un lavoro, non... mi ha chiesto di farlo. Io gli ho detto sì la prima volta e non gliel'ho fatto, sì la seconda e non gliel'ho fatto, sì la terza non gliel'ho fatto, è arrivata un'ispezione da... È arrivata un'ispezione, te la sei meritata, spero che ti abbiano strappato il tesserino di quale che sia il tuo mestiere. No, c'è un'altra telefonata, ma oggi c'è gente che si sente sola? C'è stop al televoto, ci sono quattro cartelli, Gad, davanti a me con quattro cose diverse, è un reality? Rosanna da Pistoia? Sì, ciao, simpaticissima. Grazie, chiunque voglia parlare può parlare. In questo momento ho chiuso il televoto. Rosanna da Pistoia, dimmi. Sì, ci sono, sto qui. Sì. Dimmi, quella volta che non hai detto mi dispiace. Ho detto proprio a causa di Brunetta, quello lì che ci ha fregato un po', noi statali. Ho litigato con la mamma e allora poi me ne sono pentita perché insomma poveretta è anziana e io gli ho dato giù di brutto perché sto Brunetta ci ha conciato proprio male. E allora ce l'ho con la mamma, ce l'avevo e con Brunetta. E a chi vuoi chiedere scusa? Dai. A Brunetta o a tua madre? Scusa. No, alla mamma. Scusa alla mamma di Rosanna di Pistoia. Abbiamo fatto bene a insistere per questa terza telefonata. Avete fatto molto bene perché era proprio... ne valeva la pena.